Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi qui c'è una luce pazzesca e ne volevo approfittare per farvi vedere qualche novità in camera, qualcosina avete già visto, qualcosina ancora no. Un po' di cose nuove in realtà le ho prese proprio con i saldi, quindi spero di riuscire a pubblicare e modificare questo video per tempo. Così magari se vi piace qualcosa, se vi interessa qualcosa, ovviamente vi lascio codici, vi lascio il nome degli articoli, così magari potete trovare anche voi in sconto. Questa è tutta la camera, sentirete noi che fa del casino in sottofondo. Questa è tutta la camera e eccola qui. Allora, la camera diciamo che è abbastanza grande comunque, è una camera bella spaziosa. La parete ve l'ho fatta vedere in realtà in uno short e l'ho fatta con la carta da parati di Photo Wall. Io come carta da parati potevo scegliere tra quella standard oppure quella diciamo non premium, se non sbaglio. Costicchiava un pochino di più e in realtà questa qua mi piaceva già così com'era. E comunque sui toni beige, neutri, insomma toni che piacciono a me e anziché di decorare questa parete, che di solito vedo appunto in giro, ho deciso di decorare questa perché era quella un pochino più vuota, quindi secondo me era la parete appunto migliore da decorare. Partendo dall'angolino appunto del lettino, questo è il lettino che non utilizza se non per giocarci praticamente, non ci dorme dentro perché appena provo ad appoggiarlo lui si sveglia, quindi adesso in realtà sta arrivando, ve lo farò vedere molto presto perché sta arrivando il lettino montessoriano che andrà proprio qui, questo sarà il suo angolino. A malincuore dovremmo darvi anche questa giostrina che comunque no, è la forza di tirare, l'ha praticamente distrutta, però era molto carina, comunque funziona ancora, magari vedo se riesco a regalarla. A regalarla a qualcuno. Questi due quadretti, non mi ricordo, mi sembra di averli presi su Desenio. La new entry comunque è questa, una delle new entry, ed è questo libro finto, preso su Amazon ed è alto 1,80. Mi piace tanto perché comunque è bello, è abbastanza, adesso devo ancora finire di aprirlo bene, comunque è, non è pieno, diciamo che rispetto un pochino l'ulivo classico, quello reale. In realtà per questo io avevo preso questo. Qua, dov'è? Avevo preso questa cesta perché volevo coprire il vaso, il problema è che la cesta è troppo bassa, quindi quella vabbè, penso che per adesso rimarrà lì e per quel vaso dovrò prendere qualcosa di diverso, però va bene. Qua nella zona cassettiera, allora io qua ci tengo tutto l'intimo, pigiami, nel secondo cassetto ci sono leggings, setup sportivi e nell'ultimo tute, quindi sia pantaloni che felpe. Questi due vabbè già li avevo preso, non mi ricordo bene in quale negozio. Questo è l'altro nuovo articolo, questo l'ho comprato su Maison du Monde, l'unica cosa, io poi in realtà sono stata un po' sfortunata perché l'ho ricevuto con queste, non so se qua si vede, se riesco a mettere a fuoco, ok, lo vedete? I bordi dorati sono praticamente tipo arrugginiti, non mi viene il termine, comunque ho provato a pulirli, non viene via e per fare il reso in realtà non ero all'interno dei giorni, quindi niente, me lo sono dovuta tenere così. L'opzione, diciamo, l'unica soluzione per me sarebbe ridipingere questi bordi, ma lo farò sicuramente più avanti. Comunque vi devo dire che mi piace, falso effetto, mi dispiace solo che sono stata come al solito sfigata, vabbè, come in tutto il resto. Qua poi in realtà la parete è vuota, ho lasciato un po' di spazio, lì abbiamo un po' di panni appesi. L'armadio, ora non mi ricordo il nome della camera, me la chiedete comunque spesso, ripeto non qui ma su altri, sia su Facebook che su Instagram, comunque ve la lascio scritta da qualche parte. Questo è il letto con Winnie che fa da testimonial per i materassi. In realtà ho preso i tre cuscini nuovi, quindi uno, due, tre, li ho presi nuovi, quindi cambierò le federe o le fodere, come si dice in italiano. Ok, comunque cambierò questi tre. I comodini sono della stessa linea dell'armadio e del letto e della cassettiera, ma questi sono nuovi. Questi invece li ho presi su Sklum. Devo ancora in realtà comprare le lampadine. E si intravede questa è la telecamerina con la quale controllo noi quando dorme e questi qua mi piacevano tanto, li ho trovati anche questi in sconto, poi vi lascio comunque il codice di tutto, uno di qua e ovviamente uno dall'altra parte. E altra cosa che ho preso sul sito di Sklum, ma questo ancora tempo fa, sono questi due quadretti, vi lasciano, cioè su Sklum vi vendono comunque proprio il disegno e poi diciamo il quadro comunque l'ho comprato a parte, vi consiglio di comprarlo magari da un altro negozio, ad esempio l'ho comprato da Yusk e ho cambiato semplicemente il disegno che c'era all'interno perché costavano molto molto di meno rispetto che Sklum. Qua abbiamo un regalo che mi avevano fatto degli amici ancora tempo fa, in realtà questo è un post che avevo pubblicato su Instagram e me l'hanno fatto avere a mo' di tipo tela, carinissimo comunque.
Questa piantina che ho preso da Ikea ancora tempo fa. E questo in realtà è il tutto. Quindi questa è la nostra camera, è in continua evoluzione. Perché dopo un po' magari mi stufo di qualcosa e quindi voglio cambiare. Come so già che questo olivo o ne comprerò un altro da mettere in sala oppure lo sposterò in sala perché mi piace veramente tanto. Però questa è un po' tutta la nostra camera. Lì ci siamo noi. Andiamo a fare le nanne. Ciao ciao!